Va ora in onda a risentir le stelle, messaggio politico autogestito a pagamento. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam. E ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo. L'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai, ma gli conviene noi neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo Buonasera a tutti i radioascoltatori, ai quali questa sera voglio porre una domanda: ma voi quando ascoltate questa trasmissione, questa canzone, fate attenzione alle parole che vengono dette. Io non lo so, io ogni tanto presto attenzione a queste parole, ancora un po' ci Stop alle credo. rivelazioni in Irpinia. Di questo ne parliamo, Dino. Cittadino conta zero, cittadino conta zero. Buonasera a tutti, Buonasera a Radio Arena. tutti. Salve. Allora, ragazzi, questa siamo arrivati alla 17ª puntata. Spero non porti male. Stasera, 8:20, cominciamo su Radio Raffaella 1 con la nostra trasmissione Risentir le stelle, per la quale vi ricordo che potete interagire con noi al 393 04 76 075 con dei messaggi di WhatsApp, oppure sulla pagina Facebook. Trovate a risentire le stelle tra i vari link e potete scriverci qualche messaggio. Oppure ci possono aspettare fuori a fine trasmissione per picchiarci se parliamo quello male di può qualcuno. succedere anche questo, quindi va bene anche quello. Stasera parliamo di diverse cose. Io vorrei introdurre, mi sono preso questa libertà, la puntata con una notizia che ho letto stamattina, ho sentito in radio, della verità. E poi ho cercato su internet, soltanto il Fatto Quotidiano riportava l'intero audio che tra poco sentiremo, ed è sconvolgente se pensiamo che in un paese normale forse i protagonisti di queste intercettazioni non uscirebbero più di casa, invece nel nostro paese i protagonisti di queste intercettazioni decidono ancora quali sono i leader delle comunali di Roma, chi si presenterà a Milano ancora di più ascoltando questa intercettazione. E niente, chi parla è il senatore Forza Italia, ex presidente, vicepresidente della regione Lombardia, oggi agli arresti domiciliari, bravissima persona, però forse pare accusato di corruzione, turbativa d'asta. E niente, una telefonata del 22 dicembre 2013. Si parla delle nomine dell'Aler, che sono praticamente le aziende che gestiscono gli alloggi popolari in Lombardia, e dall'altra parte della cornetta ci sta Silvio Berlusconi. Beh, cioè, tu dici, queste persone non uscirebbero più di casa. Cioè, uno che abita ad Non hanno questo Arcore, gli problema. fai un piacere se non deve uscire più di casa. Cioè, quando dici li manderemo tutti a casa, il problema è che hanno migliaia di case queste persone. Ascoltiamo la clip e dopodiché facciamo qualche piccola riflessione anche sulla scorta di quello che dicemmo la scorsa volta. Pronto? Un attimo solo, Furlan. Lasciate un minuto. Sì, buongiorno senatore. Eccoci. Le passo il presidente. Grazie. Prego. Eccomi Mario. Ciao, Press.
Domani, Presidente, in giunta regionale dobbiamo provvedere alla nomina dell'amministratore delegato delle Aler di Milano. Delle? Le Aler, gli appartamenti dell'edilizia, è la nomina più importante dell'anno, si può dire. Le Aler sono 5, da 12 sono state con la nuova legge ridotte a 5. Una è Milano, che si intenderebbe, d'accordo Maroni, riconfermare il prefetto Lombardi, perché è quella più complicata, eccetera. Ne restano 4. C'è l'Aler di Brescia, Bergamo e Cremona, che è la più grande, che ha, credo, 25.000 appartamenti. L'Aler di Bergamo, Lecco e Sondrio, che ne ha 15.000. L'Aler di Monza, Varese e Como, che ne ha 17.000. E l'Aler di Pavia e Lodi, che ne ha, credo, 10.000. A noi ne spetta una di queste 4, perché una va alla Lega, una va a noi, una va all'NCD e una va alla lista Maroni, che sono 12 consiglieri. Sì, vabbè, ma non è logico, insomma. Io volevo sapere chi confermare, se... ma se sta a sentire qualche... una cosa, io c'ho, come sai, il problema Ferro. Sì. Non ho risolto. C'ho anche il problema dell'uomo, della Deborah Bergamini, che è stato licenziato dalla Rai. Perché stava con la Deborah. È uno molto molto bravo, scrive dei bellissimi testi, usa la rete benissimo, è un bell'uomo, è dei nostri 100%. Sì. Non so se tu hai qualche possibilità. E per il resto, niente, io ti viene in mente altri nomi? Lì noi avevamo Magnano, che gli avevamo dato quella di Monza. Adesso non so se escluderlo va bene. No, Magnano è dei nostri e in più è il suo mestiere. Infatti. Se allora, tu sei d'accordo. Sì, va bene, va bene. Noi terremmo questo. Mi mandi quello lì della Bergamini che gli trovo un posto. Sì, va bene. E poi lunedì penso sistemiamo definitivamente anche la Mariella Bocciardo mettendola nel consiglio del Policlinico di Milano. Va bene. Però non te lo volevo. Senti una cosa, hai visto che ho tenuto Rizzi? Ma io non l'ho più sentito Rizzi. Ecco, te lo dico io. Sì. Non è andato di là, è rimasto con noi. Gli ho fatto però una promessa. Sì. E vediamo un po', poi quando ci vediamo te lo dico. Tutto tranquillo, un posto di lavoro per il fratello, insomma. Sì, sì. Va bene? Va bene, presto. Comunque ci abbiamo tempo e tutto, insomma. Va bene? Sì, ma non far mettere nel contratto che vanno a stipulare questi qua che devono fare l'amore una volta alla settimana per la loro segretaria. Sei sempre. Ciao. Grazie per giovedì sera, guarda che è stata una cosa. Com'è andato? Sì. Guarda, è stata una... si respira l'aria nuova, io te l'ho già detto, l'abbiamo visto a Cremona, l'abbiamo visto a Como, l'abbiamo visto a Milano, poi era un pedimille. Ho chiuso con 200 giovani sul palco, hanno parlato solo loro, non ha parlato nessun deputato. Seguo le tue linee. Ho messo lì questi 200 ragazzi che hanno fatto un effetto strabiliante e hanno dato una carica di novità che è fortissima. Hanno parlato solo loro, sia quello di Milano che quello di Bergamo. Tu quando non c'hai un ragazzo nuovo, giovane, strabiliante per me da portare a Roma? Sì. Mettono un po' in vista? Lo troviamo. Pensaci. Sto pensando anche alla mia sostituzione, vedo che ti è un po' complicata. Io... sto lavorando. Andiamo presto. Piano. Ok, presto. Va bene. Forza. Un abbraccio, Mario. Ciao, grazie ancora. Bella intercettazione, è una bellissima. Una bella telefonata. E solo la prossima volta chiamami un attimino quando mi sono appena svegliato, un caffettuccio al latte della Minetti.
Il problema è che tra le altre cose parliamo di 67.000 alloggi, 67.000 appartamenti. E allora quello che vorrei dire, no? Nei giorni scorsi abbiamo visto un po' tutte le vicende, che addirittura due puntate delle Iene dedicate alla questione di Bagheria, di un abuso di una palazzina del 1972. Ma invece di pensare a queste cazzate, ma perché nessuno mai parla di questi due che con una telefonata gestiscono 67.000 appartamenti? Boh. Ma secondo me è tutto colpa di Beppe Grillo. È tutto colpa di Beppe Grillo, sì. Nel frattempo ci è arrivato un messaggio emblematico. Lo declamo in diretta perché non si firma il mittente. Un saluto ai cornotoni. Stupenda la diretta, la seguo ogni volta. Vabbè. Grazie, ringraziamo, ringraziamo, sappiamo che Cornutoni era simpatica come cosa, quindi ci fa piacere. Ci fa piacere che ci sentono. Beh, vogliamo entrare un po' Cornutoni nel tutti, pure gli assenti, tipo Gianfranco, Peppe, cioè, pure loro. Speriamo di no. Definito, chi se la sente. Vabbè, ma oggi è di moda essere cornuti, penso. Sì, vabbè. No. Però sappiamo che poi il marito della Bergamini è stato sistemato effettivamente. Sì. Okay, no, mentre posso dormire tranquillo. La questione era cornuto pure lui. Non si sa. Quell'altra persona invece che doveva essere sistemata nel consiglio di amministrazione dell'ASL di Milano, però poi è saltata. Quindi, almeno diciamo la verità, alla fine questo favoritismo non è stato portato fino alla fine. Come, dato che tu sei un ragazzo brillante, perché non ti proponi come uomo giovane per Berlusconi? Cioè. Tu che ogni volta c'hai puntate, cioè ti metti a fare le imitazioni, no? Perché non telefoni, che ne so, a qualcuno di questi politici fingendoti uno di loro e dici sistematemi, che ne so, Nicolò Parente, oppure sistematemi Armando Del Regno, vediamo se, come, non so, capita spesso quella trasmissione La Zanzara, che fanno le imitazioni, no? Sì. Facciamo pure noi delle telefonate a dei politici, vediamo di sistemare. Basta fare una telefonata. E c'è qualcuno ancora che parla bene di Berlusconi? Mannaccia che non c'è più Silvio. Mannaccia. Quindi, purtroppo. L'escort non arrivano più in orario. Come fa? Perché siamo passati dalla padella alla brace, da Berlusconi siamo passati a Renzi, quindi è normale che qualcuno si arroghi pure il diritto di parlare bene di Berlusconi. Cioè, era meglio quando stavamo peggio, era meglio, esatto, quando c'era Berlusconi. Quando c'era lui. Adesso, almeno Berlusconi, tu dici, cioè, c'è una certa età, spero che prima o poi tiri le cuoia. Invece Renzi è giovane, quindi, cioè, ne avrà complicate. E ancora più disonesti intellettualmente sono coloro che quando Berlusconi faceva le porcate che faceva, facevano le crociate in TV, no? E magari adesso che lo fa la sinistra solo perché magari ontologicamente è superiore o si sente superiore, Renzi ha praticamente continuato quello che era un programma di Berlusconi. Parlo dei grandi intellettuali come lo stesso Benigni. L'altra volta sentì che Benigni avrebbe votato sì al referendum sulle riforme costituzionali. Ma rendiamoci conto di questi grandi intellettuali. Cioè, sintetizziamo, ha fatto che i cittadini non devono più votare per le elezioni del Senato, che in soldoni è quello. Cioè, il Senato continuerà ad esistere, garantirà l'immunità ai indagati regionali, però non lo potrete più votare. Che è la classe politica più corrotta d'Italia, dati alla mano. No, ma secondo Mattarella ha detto di no. Sono pochi. Ti devi aggiornare. In Parlamento sono pochi. Quindi abbiamo un Presidente della Repubblica. Già non si vota per la provincia. Tra poco non voteremo più nemmeno per il Senato. Tra poco. Cioè, siamo insomma, a buon punto per l'instaurazione della dittatura. Scavicciando, diciamo. Sì. Scavicci. Intanto il governo questa la settimana, P2 docet. Questa settimana hanno portato a casa una bella legge, giusto Armando? Dopo, diciamo, dopo svariati dibattiti siamo quasi arrivati alla conclusione, no? Una legge per la quale avremmo potuto impiegare 3 giorni in Parlamento è stata, diciamo, un ampio tema di discussione nei bar o in qualsiasi punto di incontro. Tra l'altro, una discussione molto inquinata da confusione, addirittura si è parlato di utero in affitto. Sì. Ma cose mi piace ricordarlo, è totalmente vietato in Italia. Assolutamente, l'utero in affitto. Diciamo che è sempre colpa del Movimento 5 Stelle.
Questo a prescindere comunque. Vabbè, aspetta, imparalo, questo, cioè, guarda che c'è stato uno studio sotto, non è che c'è, cioè, non è che lo dicono così. Hanno così fatto uno studio su come cercare di far perdere voti al Movimento 5 Stelle tirandoli in una gabbia, in una trappola, se vogliamo. Ma sapete che la Cirinna è stata coinvolta in uno scandalo a Fittopoli, pagava vicino Piazza Navona 200 euro al mese in dei locali vicini di proprietà della Curia Romana, insomma. Quindi, a proposito di Cirinna, l'altra volta disse che si sarebbe dimessa nel momento in cui la sua legge non sarebbe passata così com'era. Intanto è ancora lì che dobbiamo renderci conto: la parola del politico del PD vale esclusivamente nel momento in cui la pronuncia. Quindi appena ha detto l'ultima parola, già potete capire che quello che ha detto non vale più. Perché non è il problema solo della Cirinna, vale solo per oggi, te lo dicono chiaramente. È così. Quando tu compri, no? Tra l'altro, avete visto solo per oggi. Pure Grasso ormai è grillino, perché disse ormai anche Grasso si è schierato così con questi. Ma disse che ha detto anche lui addirittura che il canguro è qualcosa di incostituzionale. Esatto. Quindi praticamente. No, il problema del canguro è che non può essere applicato se non viene fatto ostruzionismo. Allora, il canguro può funzionare ed è uno strumento. Quando scade il limite del tempo. Sì. Esatto, quando viene fatto ostruzionismo in Parlamento. Il problema è che non c'era stato ancora ostruzionismo, perché perfetto, le minoranze, tra l'altro, le opposizioni cosiddette, in questo caso erano a favore della, sì, legge. C'erano stati inizialmente degli emendamenti che aveva presentato la Lega, salvo poi ritirarli, erano rimasti 500 emendamenti che secondo i tecnici del Senato si votano in 3 giorni. Esattamente. Tipo. Secondo però... Pittella al Parlamento europeo si votano in 3 minuti. Non so se avete visto la sua performance. Sì. Contrario, astenuto, approvato. Contrario, favorevole, astenuto, approvato. Contrario, favorevole, astenuto, approvato. Quello contrario, favorevole, astenuto, approvato. Buon appetito. Ne ha mangiato, ne fa presto, capito? E ovazione, ovazione appena finì questa cosa. Ma cercate su YouTube Pittella Parlamento europeo. Proprio è un limpionico, sì, proprio. È veramente bello. E la cosa più che ci fa riflettere è una trasmissione, un estratto di una trasmissione, mi pare Piazza Pulito, Ballarò, non mi ricordo, nella quale ci sta Scanzi che parla con quello che è stato trombato recentemente, Lupi. Parla con Lupi, dice: ma non contate più niente ormai come nuovo centrodestra, non servite più, neanche per questa cosa servite. Lupi dice testuali parole: vedrai che la stepchild adoption verrà stralciata. Ma come viene stralciata? Dove contate il 2%? E alla fine è andata proprio così. Cioè, noi siamo in una situazione era in cui tutto deciso. Siamo in una situazione in cui delle forze politiche che rappresentano grandi parti del paese abbiano una rilevanza politica all'interno del Parlamento minore rispetto a chi invece rappresenta una parte residuale del paese, rispetto, esatto, a Verdini, rispetto ad Alfano che ha più indagati che elettori. Indagato anche lui adesso, quindi. Eppure ci troviamo un governo che ha posto il voto di fiducia tra l'altro su una legge che non è del governo ma è di iniziativa parlamentare, e che quindi praticamente con il voto di fiducia di ieri si è sancito l'entrata in Parlamento di Verdini e dei verdiniani nella, esatto, maggioranza, esatto, nella maggioranza. Come parlate tutti quanti male di, cioè, io lo voglio difendere. Vai, in questa occasione l'avvocato del PD sta dimostrando coerenza, cioè se mette la fiducia su tutte le proposte di legge, perché non la doveva mettere anche sul decreto Cirinna? Mi sembra giusto, mi sembra giusto, quantomeno è coerente, ha fiducia su tutto. Faccio quello che mi pare piace, cioè, visto che stiamo andando verso la dittatura, faccio tutto quello che mi pare piace a me. Dittatura da ora fino alla fine, fino a quando, insomma, esatto, non attueremo anche le riforme della Costituzione. Con il fuoco, tutto il resto. E a proposito di questi paragoni, Dino, introduco soltanto, parlavamo prima di Silvio. Renzi, praticamente una legge su tre l'approva con la fiducia. Silvio invece si era fermata una su sei, quindi cioè, ne pure una certa, quindi età, avevo ragione quando ci siamo dalla, sì, la padella, sì, alla brace, sì, cioè, stiamo peggiorando, siamo... una cosa incredibile, quindi le altre due su tre sono decreti, sì, sì, infatti, quindi tra fiducia e decreti, sì, si spartisce la... Quindi ascoltatori, ricordatevi che quando a ottobre vi chiameranno a votare per il referendum costituzionale di andare a votare, e non approviamo assolutamente queste riforme della Costituzione, perché sarà un altro passo verso la dittatura. E
pensate che se ad ottobre ci sarà un referendum, no? E maggio-giugno ci saranno sicuramente le elezioni amministrative in molte parti d'Italia, a parte che si potevano anche accorpare per risparmiare dei soldi, ma non solo questo, cioè, c'è ancora un altro referendum, un ennesimo referendum che non l'hanno accorpato né con un referendum costituzionale che faranno ad ottobre né con le elezioni amministrative che ci saranno tra maggio e giugno, ed è quello contro le trivellazioni che si farà ad aprile, il 17 aprile. Hanno scelto pure una data, insomma, 17, sperando che porti male. E vogliamo dire qualcosa su questo referendum? Sì. Oppure ne vogliamo parlare dopo, che abbiamo qualche ospite, ne parliamo dopo che abbiamo come ospite, lo possiamo dire, dovremmo avere ospite come in collegamento telefonico Carlo Sibilia, parleremo quindi delle trivellazioni, quindi referendum contro le trivellazioni che si farà ad aprile, perché vogliono trivellare l'Irpinia, ma non stiamo parlando di Movimento 5 Stelle a livello nazionale, eccetera, tutte le coste dell'Italia che sono, in particolare l'Irpinia, il mare della Sicilia, cioè forse l'unica cosa che gli è rimasta di buona in Sicilia è il mare, e andranno a trivellare nel mare per cercare un po' di petrolio che non è nemmeno... Ma Dino, tu sei arretrato, Dino, perché il petrolio è il futuro. Mi faccio più avanti. Il petrolio è il futuro, non è possibile che ancora siamo a questo, 2016, l'unica risorsa è il petrolio, ragazzi. E poi, secondo me, intanto c'è qualcuno che ti crede, ti prende sul serio. Attenzione a quello che diciamo, poi un giorno ci verrà imputato di aver detto anche questo. Ma ragazzi, è assurdo, cioè, nel senso che qualche giorno fa c'è stata quella bellissima notizia che riguardava la comprovata esattezza degli studi di Einstein sulle onde gravitazionali. Cioè, noi riusciamo a pensare a quello, e poi politicamente come Italia ci fermiamo ancora alle trivellazioni. Cioè, è qualcosa di assurdo. Zio Paperone nel Klondike. Cioè, è veramente assurdo. Che trivellava. Ma in quale direzione stiamo andando? Io secondo non lo me no, cioè, in Campania ci mancano solo le trivellazioni, tra la terra dei fuochi, sì, sì. L'acqua inquinata che abbiamo noi, le falde inquinate che abbiamo, tra il fiume più inquinato d'Europa, esatto, il fiume Sarno. Ci mancano soltanto le trivellazioni per rovinare quei pochi territori dell'Altirpinia che ancora forse si salvano, che sono ancora un po' intatti. Noi siamo qui a pensare alle trivellazioni mentre a Bagheria c'è un mattone fuori posto, cioè, ragazzi, andiamo a mettere conto a posto ormai. Sì, sì, ma assolutamente. Non esiste, però dimissioni adesso subito del sì. Vogliamo entrare un po' nel vivo. Entriamo nel vivo. Gli argomenti, sì, di attualità. Anche perché tra poco, anche se Raffaele non c'è, mi sta facendo segno che c'è la pubblicità. Cioè, lui me lo ricorda, nel mio inconscio me lo ricordo. Tre minuti. La regia ci dice 3 minuti. Avete 3 minuti per parlare male di Berlusconi. Vi ricordate quella trasmissione di... C'era tempo fa, non ricordo se era l'ottavo nano o qualcosa del genere. C'era Corrado Guzzanti che imitava Bossi, che diceva, cioè, portava Bossi imbavagliato, legato. Poi a un certo punto lo scioglieva e aveva tipo un minuto per parlare male di tutti, dire brutte parole, mandare a quel paese tutti quanti. E poi dopo lo avrebbero legato di nuovo e l'avrebbero rinchiuso. Quindi abbiamo 3 minuti per parlare male di Berlusconi, del PD, eccetera eccetera. Armando, ci pensi tu? Hai qualcosa da dire su Berlusconi? Berlusconi di non lo so. Anche cose belle. Puoi dire anche che è frocio. Tanto lui non ti ascolta. Proprio oggi stavano leggendo che ha un nuovo amore Berlusconi, a quanto pare, no? Una nuova ventenne. Il cane. No, purtroppo è una nuova ventenne. Abbiamo detto che cercava un bell'uomo poco prima l'intercettazione. Forse si è venuto a studiare. Gli avrà ritelefonato Mantovani, gli ha detto che ha un altro posto di lavoro. E quindi, insomma, mi ha preso questa ragazza giovane per dare il nuovo posto di lavoro. È assurdo, ragazzi. Mandiamo la pubblicità che è meglio, e poi ci colleghiamo con Carlo. Okay. A dopo. Blue for me and
Siamo ritornati di nuovo in diretta per la seconda parte della trasmissione A Risentir le Stelle, quindi come avevamo detto Nicolò, abbiamo in collegamento il nostro carissimo, amatissimo rappresentante nelle istituzioni, Carlo Sibilia. Carlo, buonasera. Quanti epiteti. Ciao a tutti. Ciao, ciao Carlo. A tutti, buonasera, come va? Un abbraccio da tutto Montoro, da tutta Raffaella 1, da Francesco Albano, Nicola Parente, Dino Renna, Armando Del Regno, che siamo qui in radio, e un abbraccio a te. Dove ti trovi, Carlo? Ah, sono di ritorno dalle fatiche settimanali. Domani siamo in quel di Andria per parlare di Equitalia e dei grandi successi che stiamo ottenendo attraverso i punti SOS. Infatti proprio di oggi è una notizia quasi in anteprima, insomma, vi do altri 38.000 euro siamo riusciti a far risparmiare ai cittadini che si sono rivolti al punto SOS Equitalia in Umbria, che è uno di questi nostri punti dove noi ascoltiamo le persone e gli diamo una sorta di assistenza, aiuto nella lettura delle cartelle di Equitalia. Abbiamo scovato 38.000 euro di debiti non dovuti, ma che Equitalia chiedeva lo stesso, e quindi un bel risparmio ancora per i cittadini. Carlo, ma ogni tanto ci pensi a tutti i dipendenti di Equitalia che tu rischi di mandare in mezzo a una strada? Diciamo che ci penso sempre, e infatti abbiamo trovato anche una soluzione per loro, perché è chiaro che la battaglia che facciamo per abolire Equitalia non ha nulla a che vedere con le persone che lavorano per Equitalia sono magari qualcuno più bravo, qualcuno meno bravo, ma sono tutti professionisti, persone che comunque hanno diritto e dovere di lavorare, ed è per questo che all'interno della nostra proposta di legge per i 5.000 dipendenti avevamo proposto dei concorsi pubblici per il riassorbimento in Agenzia delle Entrate, quindi nessuno deve rimanere indietro, non è solo uno slogan ma è anche un concetto con il quale noi facciamo le riforme, per così dire. Quindi è giustissimo sottolineare anche questo, dipendenti d'Equitalia. È giusto sottolineare anche questo, perché a volte magari i cittadini si possono porre anche queste domande: voi fate la guerra d'Equitalia, l'abbiamo messo sullo scherzo, però effettivamente è no, così. Assolutamente no, infatti ti ringrazio, perché mi dai la possibilità poi alla fine di chiarire degli aspetti. C'è anche da dire un'altra cosa, che la battaglia, poi quando uno dice abolire Equitalia può sembrare una cosa populista, mettiamola così, uno slogan populista, ma in realtà quando diciamo abolire Equitalia mettiamo in discussione tutto un sistema che è quello della riscossione, che purtroppo nel nostro paese non è equa, perché chiaramente Equitalia fa un tipo di lavoro però che deriva da dai precedenti iscrizioni a ruolo di debiti, insomma, non pagati da parte di Agenzia delle Entrate, INPS e altri enti pubblici. Quindi è fondamentale che si capisca tutto il meccanismo. Ecco, noi vogliamo una riscossione equa in base all'articolo 53 della nostra Costituzione, che dice una cosa molto semplice: chi più ha più deve contribuire al benessere dello Stato, non chi meno ha. Questo è il concetto generale. Esatto. Carlo, noi prima abbiamo fatto un piccolo accenno, abbiamo solo accennato a un tema referendum, e che il 17 aprile abbiamo un referendum, adesso se ne comincia a parlare ma se ne parla ancora poco, e molti cittadini non sanno nemmeno che ci sarà questo referendum. Dicevamo che nonostante ci saranno le elezioni tra maggio e giugno, nonostante probabilmente ad ottobre si andrà a votare per il referendum costituzionale, hanno deciso di staccare sia dal referendum costituzionale sia dalle elezioni amministrative un altro referendum, proprio per fare in modo che la gente non vada a votare al referendum del 17 aprile. Ci vuoi dire qualcosa in merito a questo referendum, visto che ci riguarda da vicino, cioè riguarda tra le altre cose anche l'Irpinia in primo luogo? Sì, certo, diciamo che il referendum per quanto riguarda la questione delle trivelle è molto più circoscritto ai permessi in mare. Purtroppo ci dispiace che il governo non perde occasione di scoraggiare la partecipazione dei cittadini. Il referendum è sempre un momento importante, a prescindere forse alle volte dall'utilità o meno, perché questi quesiti sono stati molto, depotenziati rispetto a quello che era stato chiesto proprio anche dal Movimento 5 Stelle, a partire dalla regione Basilicata, che è una di quelle regioni dove più insiste il fenomeno della trivellazione petrolifera e che oggi ha portato
che tuttora insomma comporta delle gravi ripercussioni anche sull'economia della Basilicata, perché non è che la Basilicata ha tantissime trivelle sostanzialmente, tantissimo petrolio che produce, ma sappiamo benissimo che la questione economica insomma del lavoro e diciamo delle attività produttive in Basilicata è molto scarsa, quindi questo fa anche capire qual è la bilancia tra la trivellazione e la ricchezza, quindi più petrolio o meno ricchezza, questa è la verità per le popolazioni locali. Io dico che purtroppo effettivamente il governo ha perso un po' un'occasione, perché avrebbe potuto effettivamente, come dicevi anche tu, agganciare questo momento referendario ad altre consultazioni che potevano essere quelle delle amministrative imminenti, che poi ci saranno a giugno, in modo tale da garantirci quantomeno una partecipazione, perché poi questi referendum hanno sempre questo grave handicap che è quello del quorum, cioè il quorum deve raggiungere il 50% più uno dei... Risparmiare anche dei soldi. Sì, risparmiare anche quei 300 milioni di euro che non fanno mai male, voglio dire, visto che di soldi non se ne trovano mai, poi questi partiti politici insomma che sono proprio diventati una barzelletta veramente da ogni punto di vista, oggi si trovano a sperperarlo effettivamente, perché poi se tu lo sganci da tutto, non fai informazione come diciamo referendum vuole, è chiaro che è più difficile riesci ad arrivare a un risultato anche che sia soltanto quello del quorum. Infatti il Movimento 5 Stelle tra le proposte che spesso fa è quello di toglierlo sostanzialmente questo quorum, in modo tale che le persone che partecipano sono effettivamente quelle che poi riescono a decidere, e in modo tale da poter anche diffondere la partecipazione, ecco. Ah, Carlo, ti posso dire una cosa? Tu sai che Montoro è stata unificata, no? Montoro Superiore, ed è stato rifatto il nuovo statuto di Montoro. Noi abbiamo partecipato, proprio noi presenti qui in radio stasera, alla stesura del nuovo statuto comunale, e siamo riusciti a far passare il referendum senza quorum a livello comunale. Ma questa è una cosa che va detta e ridetta, e vi faccio i complimenti per la battaglia che avete fatto. Aspetta di sentire la seconda parte. Esatto, quello che bisognerebbe aggiungere, infatti o lo dite voi o lo dico io, se volete vi do un assist, credo che quello che manchi adesso saranno i regolamenti attuativi. Bravissimo, lei ha vinto. Ho vinto, bene, ero sicuro. No, anche perché sono stati la questione dei regolamenti attuativi è stata anche da parte mia oggetto di ricorso al TAR, perché ho denunciato il comune di Avellino, il comune dove risiedo, al Tribunale Amministrativo Regionale, proprio perché mancava di regolamento attuativo del referendum, che ancora insomma latita questo regolamento. Quindi sostanzialmente si dice a parole che si vuole il referendum senza quorum, ma poi nei fatti non ci dicono come fare per richiedere un referendum. Questi sono i nuovi escamotaggi, i trucchi democratici, anzi antidemocratici li chiamerei, però queste cose poi peseranno molto in tutte le consultazioni, io ne sono convinto, perché la coscienza cittadina sta crescendo, le persone vogliono partecipare, se non ce la fanno poi si incazzano e fanno bene. Carlo, visto che abbiamo detto sta cosa, non so se bella o brutta, sul comune di Montoro, vogliamo dare una notizia e fare già un invito al sindaco e all'amministrazione di Montoro? Che dici? Sì, diamo questa notizia in anteprima. Visto che noi già precedentemente abbiamo dato abbiamo fatto degli assist al comune di Montoro, abbiamo parlato di inquinamento, insomma gli stiamo dicendo come muoversi per risolvere i vari problemi di Montoro, facciamoci questo ennesimo assist se lo vogliono cogliere. Sì, perché poi è chiaro che la cosa più importante è che poi anche i cittadini, quando ci sono queste problematiche così gravi come quella che c'è a Montoro e in tutta la zona della Sonofrana, cioè il fatto che suoli, ma soprattutto le acque, siano inquinate dal tetracloroetilene, voi sapete benissimo perché vivete quel territorio, sapete quanto ci stiamo tutti battendo in maniera assolutamente propositiva, quindi non c'è nessuna voglia o intenzione di creare sconti, ci vogliamo semplicemente trovare delle soluzioni possibili alla depurazione delle,
tasse e le acque, perché siamo nel 2016 e per me non è concepibile che dei cittadini del 2016 di qualsiasi posto del mondo si trovino non possano poter tranquillamente aprire un rubinetto di casa e poter bere quell'acqua che esce dal rubinetto. Ed è per questo motivo che noi abbiamo fatto più incontri, come dicevi giustamente tu, e il prossimo che faremo, ricordami la data, Dino, scusa, venerdì 18 marzo sarebbe venerdì 18... prima della Domenica delle Palme. Perfetto, quindi venerdì 18 marzo noi porteremo degli esperti e un professore universitario a raccontarci quelle che sono le esperienze di successo della depurazione delle acque inquinate dal tetracloroetilene e anche da altri inquinanti diciamo pesanti e chimici che hanno interessato l'esperienza diretta di queste persone. E chiaramente l'invito io lo estendo tramite la vostra radio, Radio Raffaella 1, a tutti gli amministratori interessati dal fenomeno in tutta la Campania, chiaramente, in particolare i sindaci di Montoro, di Solofra, e che potranno tranquillamente assistere. L'invito ufficialmente all'incontro di Montoro il 18 marzo, perché sarà un'occasione quella magari per poter allacciare i contatti con chi già ha avuto esperienze del genere. Ripeto, professori universitari, sarà con noi il professore Piccolo della facoltà di agraria di Portici, che ci spiegheranno insomma quali sono oggi le tecniche più all'avanguardia per poter finalmente realizzare sul campo la depurazione delle acque e anche del suolo, da non sottovalutare questi due aspetti che sono molto collegati tra loro, e finalmente restituire anche dignità ai cittadini montoresi e tutta la zona della Somofrana. Io sono convinto che la nostra azione debba essere fatta così, cioè se noi riusciamo a dare delle proposte, quantomeno dall'altra parte vediamo, insomma, ci mettiamo a disposizione delle amministrazioni e chi vorrà venirci ad ascoltare per capire cosa si può fare per risolvere questi problemi. È una cosa che assolutamente deve avere tutti i settori puntati, e il 18 marzo sarà una bella occasione per farle. E questi studiosi, questi professori non sono persone che votano Movimento 5 Stelle, iscritti al Movimento 5 Stelle, cioè sono persone che fanno il loro lavoro e il loro dovere, giusto? Ma sono persone che in realtà, come tutti gli scienziati, gli esperti che abbiamo portato e invitato negli altri convegni, ovviamente. Sì, non ho mai chiesto per chi votassero, perché è una cosa che viene, diciamo, abbastanza dopo il problema principale, che è quello della depurazione dell'acqua. Degli accademici, sono delle persone, ripeto, che hanno esperienza sul campo, e per quanto mi riguarda anche io verrò in veste anche di ascoltatore, perché è importante imparare da chi questi argomenti li tratta tutti i giorni. Molto spesso ci dicono che non esistono soluzioni, che la ricerca è lenta, che ci sono dei problemi, che i soldi non ci sono. Magari vediamo di capire di che cifre stiamo parlando, di cosa c'è da fare, se si può fare. Io sono convinto che se tutti quanti ci uniamo per un obiettivo, poi alla fine ci riusciamo, e quindi invito tutte le amministrazioni locali, insomma, a venire il 18 marzo, così magari riusciamo a trovare una bella sintesi. Speriamo di fare qualcosa di utile, come sempre nella nostra intenzione. Carlo, comunque notate ultimamente il tuo corredo cognitivo e il tuo lessico sono alquanto migliorati, ti esprimi proprio come un vero politico. Hai mai pensato a iscriverti a Forza Italia, per esempio? Da questa la prendo come un'offesa, non verrò mai più a Radio Raffaella 1. Quindi vi siete giocati la mia presenza anche radiofonica. No, ti spiego anche perché, no? Prima abbiamo un po' scherzato sull'intercettazione tra Berlusconi e Mantovani per spartirsi un po' qualche casa, no? Sì, vabbè. Sì, sì. Niente, ti volevo dire. Dimmi. È stata veramente. No, è terribile ascoltare quelle intercettazioni, perché sembra veramente il mercato delle vacche, sì, sulle, sì, spalle degli enti pubblici. Cioè, io invito tutti quelli che non l'abbiano fatto ad andare sul sito del Fatto Quotidiano e andarsi a dare un'occhiata. Insomma. Ma è possibile che solo il Fatto Quotidiano ne parla di queste cose? È sconvolgente. Infatti, questa è un po' la tristezza dell'informazione. Qualche volta quello del Fatto Quotidiano via dei lisci, quindi siamo veramente messi, sì, male. Diciamo, ognuno si informi per sé. Io ovviamente ho creato una piccola newsletter che tiro fuori ogni fine settimana e ho sempre il piacere di ricordarla ai vostri microfoni. Quindi chi vuole un po' di informazione fuori dal mainstream può iscriversi alla newsletter dal mio sito internet. Esatto. E visto che hai introdotto l'argomento newsletter, ci vuoi aggiungere qualcosa sulla newsletter di questa settimana?
Sì, vi dicevo anteprima che sarebbe sostanzialmente quella che in questa newsletter ci sarà il documento che abbiamo preparato in una riunione a Vinticano, alla quale hanno partecipato tantissimi cittadini attivi degli Irpini, un documento da presentare con delle sottoscrizioni che possono essere richieste a tutti i cittadini del comune di residenza, per richiedere che il Consiglio Comunale si esprima in maniera inequivocabile e netta, se mai ce ne fosse bisogno, ma purtroppo il bisogno è fortissimo, di volere la gestione completamente al 100% pubblica di che cosa? Di un bene fondamentale che è proprio l'acqua, visto che siamo in tema. Perché diciamo questo? Perché purtroppo a seguito della legge regionale approvata di fretta e furia, ricorderemo tutti il presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio in versione capo, oppure ci ricordava Rosi Mauro della Lega, non so chi di voi se la ricorda, Rosi Mauro, vicepresidente del Senato, sì, che approvava gli emendamenti battendo il martellino sul banchetto. Ecco, così è stata approvata questa legge che impone la privatizzazione dell'acqua sostanzialmente di fatto alle province di Avellino e Benevento, e noi abbiamo il diritto e il dovere di doversi difendere da questo attacco vero e proprio in tutte le sedi, e quindi questa è una delle azioni che stiamo portando in campo, al di là di esposte e di altre cose che faremo se necessario, anche l'opposizione fisica, dal momento che nel momento in cui arriverà la privatizzazione dell'acqua, e una di queste aziende papabili potrebbe essere Acea, per esempio, che prende in mano l'acqua, la gestione dell'acqua, ci sarà un aumento delle tariffe e licenziamento dei dipendenti di altre valori. Ma Acea, Carlo, non è quell'azienda che ha a che fare con un certo Caltagirone? Ma tu sei proprio informato, Robino, forse un po' troppo, ti devi fare un po' i fatti tuoi. So che Caltagirone ha preso i voti, si farà frate francescano. Vediamo se continuate così. Caltagirone è un noto benefattore di Norena, quindi faccio una piccola parentesi su questo che sta dicendo Carlo. Per cominciare ad avere informazioni approfondite al riguardo, già domani ci sarà un primo banchetto ad Avellino città, domenica. E domenica mattina qui a Piano di Montoro dalle 10 alle 13 sarà un banchetto informativo sia sulle trivellazioni che proprio su questo concetto della privatizzazione dell'acqua in barba ad un referendum. Sappiamo che, insomma, Carlo, in Italia i referendum non servono a nulla, come il referendum contro il finanziamento pubblico che è stato vinto, adesso abbiamo vinto quello contro l'acqua pubblica e stanno comunque privatizzando l'acqua. Certo. Serviamo a qualcosa noi cittadini? Ci stanno un po' cancellando dalla partecipazione, però questa è anche, insomma, l'intenzione della riforma costituzionale che ha portato avanti Renzi, che aumenta il numero di firme per la presentazione di proposte popolari, di legge, e anche i referendum stessi, verrà aumentato il numero di firme per presentare un referendum. Questa è proprio la casta che si difende, parliamoci chiaro, però noi non molliamo e siamo sicuri che alla fine chi la dura la vince. E noi vinceremo in tutte le sedi, ma non ci stanchiamo di raccogliere le firme per ribadire il concetto dell'acqua pubblica. E vi do anche un'altra cosa bella che stiamo facendo, vi dico, un'altra sempre raccolta firme, perché significa partecipazione, quella che faremo lunedì 29 febbraio, quindi il giorno in più di febbraio lo utilizziamo in maniera utile, non facciamo diventare più anno bisesto, anno funesto, lo facciamo diventare un qualcosa di positivo. Un referendum per istituire l'anno bisestile tutti gli anni? No, se no bisogna pagare un giorno di tasse in più. Allora no, ritiro quello che ho detto. No, diciamo, avendo questo giorno in più abbiamo pensato, visto che abbiamo avuto molte richieste tra l'altro da tutti gli Atenei d'Italia, noi il 29 di febbraio saremo in tutta Italia sostanzialmente con i nostri parlamentari, consiglieri comunali, consiglieri regionali e cittadini comuni che si sono organizzati, e anche studenti, per appunto entrare alle università e raccogliere le firme per istituire una no tax area all'università. Tra l'altro, Carlo, tu sarai proprio a Fisciano qui, se non sbaglio. Io sarò a Fisciano, esatto, la mattinata del 29,
quindi spero che veniate numerosi, perché per noi significa tanto, perché è una proposta che noi già abbiamo pronta dal 2013, ce ne sono anche altre di altre parti, altri partiti politici. Vogliamo semplicemente che si inizi a discutere, perché non possiamo noi essere il paese che paga, dove gli studenti pagano le tasse universitarie più alte d'Europa, non ci sembra giusto né corretto. Vogliamo una zona di tassazione free, cioè una no tax area per quelle famiglie che non riescono ad arrivare a un certo ISE e quindi possono avere la scontistica sulla tassazione, perché gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, ve li sto citando così diciamo un po' a memoria, garantiscono il diritto allo studio, che per noi è la cosa fondamentale. Io la leggo sempre a una cosa, questa battaglia, al fatto che tantissimi giovani italiani devono emigrare per trovare un lavoro. Siccome il mio sogno è quello di poter, cioè io vanto, vorrei che i giovani italiani studiassero in Italia e avessero la possibilità di lavorare in Italia. È un sogno ormai, perché è diventata una chimera, però voglio semplicemente questo, e vorrei che si realizzasse anche a partire dal fatto che gli studenti non lasciano gli studi perché non se li possono permettere. Quindi tutti quanti venite lunedì mattina, il 29 febbraio, all'Università di Fisciano e in tutte le altre università d'Italia. I banchetti che sono sparsi per l'ospedale li trovate sul sito internet www.università senza l'accento 5stelle.it, dove avete tutte le informazioni e anche il kit da scaricare per la raccolta firme. Vabbè, vi ho fatto uno spot ennesimo, vi ringrazio. Grazie a te Carlo per la tua disponibilità come cittadino in Parlamento. Se vuoi aggiungere qualche altra cosa, oppure non so se da studio qualcuno vuole fare qualche altra domanda. Carlo, ti spediamo la tessera di Forza Italia come prestabilito, sei d'accordo? Immagino di sì. Vi ringrazio. Sai perché? Ti spiego perché. Ti spiego perché. Nell'intercettazione Silvio Berlusconi cercava un ragazzo giovane che se ne intenda di social network, di web, anche carino, prestante, insomma, e noi abbiamo pensato a te, ecco, insomma, per raccomandarti a caro Silvio. Vi ringrazio, penso che ormai Silvio sia navighi in cattive acque. Carlo, ma tu che fai parte del direttorio? Sì, cioè non puoi intercedere per fare una richiesta di espulsione dal Movimento 5 Stelle a Francesco Albano? Volentieri. Adesso, la prima cosa che faccio appena stacco il telefono, spegniamo subito Francesco. E poi lo facciamo iscrivere a Forza Italia, a lui. Esatto. Ragazzi, comunque io ho sempre pensato... Bella compagnia. No. Carlo, noi ti confidiamo una cosa. Noi abbiamo sempre pensato, nei momenti di maggiore sconforto, ma perché non ci infiltriamo in dei partiti? Cioè, i partiti ci infiltrano adesso che abbiamo superato il 20%, vediamo a Roma, nei posti, ma perché non infiltriamo noi partiti? Perché non infiltriamo noi gente come Forza Italia? Sarebbe... Diventeremmo come loro, penso. No, secondo me no. Ad oggi bisogna stare attenti a non farsi infiltrare, questa è la prima cosa, guarda, ti assicuro che c'è un bel lavoro da fare su questo aspetto. Poi un giorno penseremo, a parte che i partiti non ci sono più, quindi non puoi infiltrare proprio niente, perché non ci stanno, anche volendo infiltrare non ci sono, cioè non ci sono più, sono evaporati, non ce ne siamo accorti, ma nel frattempo che in questi 3 anni abbiamo un po' fatto vedere le stelle, come mi piace dire, alla fine non ci sono più, cioè sul territorio sono spariti tutti. Non penso che vedremo mai più qualcuno presentarsi col simbolo di Forza Italia e, come vedete, anche del PD, no? È rimasto solo l'UDC. Carlo, me la dico sempre sta favola, però ogni volta si ripresentano, sottovalutiamo la loro faccia tosta. Carlo, un'ultima battuta. Si presentano sotto mentite spoglie, quindi si presentano come pseudo nuovi, pseudo anticast, insomma. Carlo, ultima battuta sulla Cirinnà. Cara Cirinnà, per favore vai da un'altra parte. Mi stai dicendo che sei contro gli omosessuali? No, sono contro la Cirinnà proprio come persona, fisicamente.
No, vabbè, ma guarda, stendiamo un velo pietoso su questa tarantella che è veramente uno scempio nei confronti dei diritti effettivamente civili, un giochino politico alle spalle di chi magari da 30 anni aspetta qualcosa che è sacrosanto. Poi magari un giorno approfondiremo, perché non mi sembra neanche giusto poi dividere la cosa in un minuto, lo rifacciamo, magari ne parliamo in maniera più approfondita un altro giorno se ti va. Certo. Va bene. Io vi saluto. Noi Carlo prendiamo comunque in parola quello che ci dicesti tu l'altra volta dell'appuntamento della newsletter, quindi quando tu sei disponibile anche tutti i venerdì, anche per 5 minuti, per 10 minuti, per parlare ci della tua newsletter, piacere. Ti chiamiamo. Va benissimo. Intanto rinnoviamo l'appuntamento a tutti i montoresi con Carlo Sibilia per il 18 marzo qui a Montoro, al 99% sono proprio al convento di Santa Maria degli Angeli, dove siamo visti anche le altre volte. Un abbraccio e un grosso in bocca al lupo e buon lavoro in quella gabbia di ladri, di matti. Grazie a tutti, grazie a voi. Ciao, buona serata. Ciao. Buon lavoro, ciao. Pensavo, ma mi veniva così, ma poi non ho voluto interrompere Carlo. Noi a Montoro abbiamo avuto inquinamento tetracloroetilene e ci hanno chiuso due pozzi e hanno fatto spostare una fabbrica, abbiamo tutti questi disagi e prendiamo l'acqua da Cassano. Ma a Cassano vogliono fare le trivellazioni e in più vogliono privatizzare l'acqua. Cioè, quindi noi avremo meno acqua, la pagheremo il doppio, il triplo, perché con le letture cumulative in pratica loro calcoleranno le tariffe, come spesso accade in modo sommario, calcolandole in pratica come eccedenze, e quindi, come già si è verificato ad esempio in altri comuni gestiti da società private, vedremo bollette per le utenze domestiche di 500, 1000 euro, 1500 euro, per le aziende addirittura sforare 10.000 euro di persone che si sono rivolte alle associazioni consumatori riuscendosi a far sgravare la bolletta di 3-4.000 euro, che non era effettivamente così. Cioè, quindi non stiamo parlando di Greenpeace andare a salvare le balene, anche quelli temi legittimi e giustissimi, ma questo giusto per rivolgermi a un certo tipo di pubblico, magari tende a derubricare la questione a una battaglia ambientale, puramente ambientale. Cioè, qui tra poco non avremo più l'acqua, non so se mi spiego, l'Alto Valore ha già diramato una sorta di allerta dicendo che questo inverno è stato caratterizzato da scarsa precipitazione, quindi le interruzioni dovute al fatto che l'acqua è poca, perché noi la diamo alla Puglia perché dobbiamo prenderci qualche rifiuto pure dalla Puglia, no? Quindi tutta l'acqua delle sorgenti dell'Alta Irpinia, la buona metà va alla Puglia, quindi noi avremo sempre meno acqua. Non si prospetta una bella estate. No, è il contrario, cioè, nel senso che diamo l'acqua alla Puglia e gli diamo anche dei rifiuti. Sì, questo lo scambio. Vabbè, diciamo che ci apparam. Invece ci dobbiamo fare una tenda, ce ne andiamo a vivere alle foci alle sorgenti del calore per avere acqua, oppure piantiamoci un bel vigneto, sempre se mantengo il minimo flusso vitale, perché anche quello tra un po' non scorrerà fiume neppure. Oppure diamoci al vino, cioè, visto che l'acqua ce la vogliono togliere, ce la e neppure il vino pagare. Perché l'Irpinia è la patria di alcuni dei con le trivellazioni distruggeranno anche la viticoltura, anche il vino. Non lo so, ci dobbiamo fare una navicella spaziale, ci siamo coppa a luna, non lo so. Vabbè, nel frattempo ci diamo appuntamento per domenica. Domenica mattina a piano. Domenica mattina a piano, ribadiamolo per i nostri amici banchettisti. Dalle 10 alle 13 per informare su questo referendum sulle trivellazioni e cominceremo a raccogliere già delle firme per un'istanza comunale per mantenere l'acqua pubblica. Cittadini in ascolto, è un problema fin troppo serio questo dell'acqua. Lo dico e lo ripetiamo più volte. Ci stanno privatizzando l'acqua, significa che domani
ad esempio Acea, come dicevamo con Carlo prima, con Caltagirone eccetera eccetera, prenderanno in mano la gestione dell'acqua, diranno i nostri acquedotti sono vetusti, sono vecchi, bisogna aggiustarli, per aggiustarli ci vogliono tot milioni e tutte queste spese andranno a aggravio sulla bolletta. Arriveranno delle bollette abnormi come già succede in provincia di Salerno con la Gori. Una volta privatizzata, se non paghi la bolletta ti staccano l'acqua, anche se è un bene primario, è un bene vitale, anche se hai un familiare allettato, ammalato, non gliene frega nulla a nessuno, ti staccano l'acqua e ti lasciano morire. Quindi questa è una cosa importantissima, vi aspettiamo a cominciare da domenica mattina e a seguire tutte le settimane saremo in una delle piazze delle frazioni di Montoro a spiegare questa azione che stiamo facendo e a raccogliere delle firme per questa istanza comunale. Vi invitiamo a venire a prendere informazioni e a firmare per questa istanza. E come sempre a intrattenere un rapporto di confronto tra cittadini per discutere di qualsiasi tipo di problematica c'è sul nostro territorio, ma non soltanto di problemi, soprattutto di proposte, cioè di via d'uscita, perché questo è il meetup, amici di Beppe Grillo Montoro, cioè sono cittadini che discutono in modo trasparente e aperto dei problemi che ci sono sul territorio, cerchiamo di elaborare delle proposte, cerchiamo un dialogo con l'amministrazione su qualsiasi problema, naturalmente quello ambientale è quello che più ci ha ferito come nell'orgoglio come comunità, ma qualsiasi tipo di questione, di ambito, può andare dai trasporti all'occupazione, alla tassa sui rifiuti, qualsiasi tipo di vicenda insomma è oggetto della nostra attenzione come cittadini che vivono la comunità, a partire dall'informazione, e per questo ci si vede appunto attivi ogni venerdì in questa radio, proprio per tenere viva la fiamma della coscienza e non lasciarla mai appassire. Sei diventato fascista. Un po' di servizio civile. Non la fiamma tricolore ok, pensavo. Vabbè, ci stanno minacciando che dobbiamo andare. Orario, no, Luigi è più buono di Raffaele. Se fosse stato Raffaele adesso già cominciava a tirare qualcosa oppure staccava direttamente. Ragazzi, ci salutiamo con una simpatica clip di Ficarra e Picone sulle intercettazioni, sulle trivellazioni. Sulle trivellazioni, una cosa per ridere un po'. E su quella clip ci salutiamo già. Va benissimo. Buona grazie serata a tutti. Ciao Montoresi, ci vediamo domenica mattina. Cioè, con tanto spazio devono venire a fare i buchi qua. Qua, lì, là, da sotto, qua. Ma non è assurdo, ma è così. Cioè, può fare un buco. Il buco che è? Secondo me è assurdo. Cioè, con tanto spazio che c'è, devono venire a fare i buchi per cercare il petrolio nelle nostre coste siciliane. Tra l'altro si stanno avvicinando sempre di più. Lo dico così, come informazione. E dico, se l'ha capito lui che è assurdo, lo potete capire pure voi, ragazzi. Ma poi tutte quelle immagini che ho visto ai telegiornali del catrame che si mangia le coste, non vi dovete seccare, ma in Sicilia non le vorrei vedere. Gli uccelli. Gli uccelli che, i pesci che muoiono nel catrame. Tu vai a comprare una cosa così, dici, ma cos'è, una tiglia? Noi no, è un pesce spada. Pesce spada che tu per mangiartelo ci devi mettere la chiavetta, perché un pesce spada diesel diventa, capito? Cioè è brutto, che brutto. Secondo me sono cose che è meglio non fare dalle nostre parti. Assolutamente, però. Assolutamente. Ma poi dico, a parte tutto, diciamo, quanto costerebbe in caso di disastro ripulire poi tutte le coste, che fra l'altro non è detto che possano tornare a essere come prima. Anzi, è quasi certo. Sicuro che non tornerebbero come quindi prima. Quindi è proprio tutto. Ma poi dico, adesso ci stanno trivellando il mare, ma se domani dovessero scoprire che c'è il petrolio, per dire, a via Roma 15, e a via Roma 15 ci abiti tu. Esatto. E mentre sei in gabinetto viene la trivella e ti trivella proprio davanti. E là, dici, ma come, nel mio gabinetto avete trovato il petrolio? Eh sì, è il bene supremo. Tu firmeresti, diresti no, a via Roma 15 dove sto io non si trivella. E siccome il mare è come se fosse via Roma 15. No, c'è proprio via Roma 15. Esatto. C'è proprio l'indirizzo dei pesci, è via Roma 15. Quindi, mi raccomando. Allora, siccome abitiamo tutti a via Roma 15, mi raccomando, o mare un si spittusa, aiutateci a fermare le trivellazioni nel canale di Sicilia. Firmate l'appello sul sito di Greenpeace. E mi raccomando, riccillo anche al tuo sindaco. Comunque secondo me è una cosa che dicono, perché poi è talmente bello che non bucano. Non bucano. Ma poi è capace che bucano. Ma poi buchi, si riempie proprio un buco nell'acqua. Questo non è mai un buco nell'acqua, si è sentito dire mai. Le trivellazioni sono un buco nell'acqua.